E come avete visto dalla miniatura, oro vale oro. Questo è l'olio di Neem Gold, l'ultimo prodotto che ho testato. E perché è buono? Perché è stato potenziato, come vediamo qua, con la zeolite e la cabasite. Quindi si unisce questo mix di polveri ed olio di Neem ed hanno davvero un effetto strepitoso. Adesso andiamo a vedere tutto. Per chi acquista sul sito Difesa Piante riceverà in omaggio, e quindi sono completamente gratuite, questo paio di forbici qua, eccole qui. E quando le cose ci vengono regalate, ragazzi, siamo sempre contenti. Vediamo cosa ci possiamo fare. Ci si possono fare moltissime cose perché sono facili da impugnare e tagliano, che è una bellezza. Ad esempio possiamo potarci i nostri pomodori, ma possiamo anche andarci a potare le melanzane o i peperoni. Sono comode ad esempio anche per raccoglierci le fragole. Siccome sono leggere, ci possiamo anche andare a cimare le zucche, i meloni, quando le guide iniziano a diventare troppo lunghe. Insomma ragazzi, gli utilizzi sono tanti e fanno sempre comodo. Allora, prima che mi dimentico, vi dico che nel box informazioni trovate tutte le indicazioni di questo prodotto qua. Basta che aprite il box informazioni, trovate il link, lo cliccate e vi si apre la scheda tecnica, la pagina dove c'è illustrato tutto. A volte mi dimentico di dire qualcosa, in modo che così non vi scappa nulla e poi anche voi potete fare sempre una bella e comoda ricerca. La storia è questa qui, nasce così questo Neem Gold. E un amico, un carissimo amico del gruppo Natura e Bellezza, adesso fa parte della moderazione, mi racconta una volta che, trattando le sue zucchine con l'olio di Neem perché aveva gli insetti, si accorge che viene anche eliminato, stranamente, l'oidio. Faccio velocemente anche io due o tre trattamenti sulle zucchine, poi andiamo a vedere il video, tutto quanto, e mi accorgo che davvero migliorava la situazione sull'oidio, addirittura scompariva, anzi le macchie dove c'era l'oidio, che generalmente poi secca la foglia, invece si rigenera la cellula. Inizio a fare una ricerca dell'olio di Neem sul web, soprattutto sulla cosmesi, e mi accorgo che ha delle proprietà rigeneranti delle cellule, oltre che a essere un antisettico ed un antibatterico. Ed ecco ragazzi che mi si accende la lampadina e inizio a pensare: se all'olio di Neem aggiungo un qualcosa che lo potenzia, lo aiuta e lavoreranno in sinergia, allora ho fatto proprio un ottimo prodotto. A questo punto penso di aggiungerci la zeolite e la cabasite, perché sono due polveri di roccia che, date sulle nostre piante, ci aiutano a prevenire le patologie fungine e gli insetti. Sulla zeolite vi ho fatto già il video e vi sto mettendo di nuovo qui in alto il link per andarvelo a vedere tranquillamente. Allora prendo, alzo il telefono, chiamo il chimico della Fitochem, Roberto Ienco, e gli faccio preparare questa formula, olio di Neem con zeolite e cabasite. E mi faccio fare questo prodotto e me lo rimanda indietro ed inizia a fare i test sulle zucchine. Vi faccio vedere adesso le prove, in modo che siete sicuri che anche voi, quando acquistate un prodotto, già l'ho testato io, sono riprese di un anno fa e quindi non vi do le sole, come si dice a Roma, e iniziamo a vedere il video. Ragazzi, eccoci qui. Qui siamo di fronte alle zucchine del mio orto, dove volutamente faccio a volte degli esperimenti, le faccio ammalare. Qui ho irrigato con gli irrigatori e chiaramente la zucchina a giugno, luglio, se voi la annaffiate sulle foglie, questo è quello che vi ritroverete, oidio dappertutto. Allora ho fatto dei test, ho preso l'olio di Neem Gold, qui vedete soltanto scritto olio di Neem, e il bicarbonato di sodio, 5 grammi di bicarbonato di sodio ogni litro di acqua. Sappiamo benissimo che il bicarbonato di sodio o il bicarbonato di potassio, è meglio quest'ultimo, è un ottimo antifungino contro l'oidio e la botrite e la ticchiolatura. Con un foglio di carta ho trattato prima una parte di zucchina, almeno ero sicuro che metà era colpita e metà no dall'altro prodotto, e poi ho invertito il trattamento coprendo la parte trattata e trattando con il Neem la restante parte della foglia. Ho poi ripetuto i trattamenti trattando la pianta ogni due giorni, quindi trattavo, mi fermavo un giorno, il giorno successivo ritrattavo, e ho fatto tre trattamenti in totale.
Qui potete vedere benissimo la differenza della foglia trattata con il bicarbonato di sodio e con l'olio di neem. Con il bicarbonato di sodio sì, sono riuscito a fermare la patologia, ma con l'olio di neem, oltre a fermarla, ho rinnovato la zucchina, ho rinnovato la sua foglia, si è rigenerata. Guardate come è bella, fresca, vellutata e verde. E allora voglio provare allo stremo il neem. Guardate come è ridotta questa pianta di zucchina. Oramai il fungo, l'oidio, l'ha completamente sovraffatta. Facciamo un bel trattamento e vediamo se riusciamo a risolvere il problema in queste condizioni veramente disastrose. Eccoci qua. Solamente dopo un giorno dal trattamento, eccoci qua, guardate già che bella pulizia che ha dato il neem contro l'oidio. Perdonatemi se mi sono dilungato, ma era doveroso farvi vedere i risultati finali di questo spettacoloso olio di neem oro, il Gold. Allora, che cosa possiamo trattarci? Tutti gli ortaggi, indubbiamente, anche le piante ornamentali o gli alberi da frutto. Però ci sono delle particolari attenzioni. Le attenzioni sono quelle che noi non dobbiamo trattare quando la pianta da frutto, quindi le piante da frutto, non gli ortaggi, sono in fioritura, perché l'olio di neem potrebbe andare ad imbrattare il polline e potremmo avere un vuoto di produzione. E poi non dobbiamo trattare quando fa eccessivamente caldo, è sempre un olio. Quindi quando le temperature sono sopra quei 32-33 gradi centigradi, noi non trattiamo. Sugli ortaggi possiamo trattare tranquillamente anche se sono in fioritura, ma lo faremo sempre in tarda serata, al calar del sole, in modo che lì il fiore è più chiuso possibile e noi non imbrattiamo il polline e non avremo quindi il vuoto di produzione. Mi sembra che ho parlato anche troppo, adesso andiamo a vedere le dosi, prepariamo una bella macchinetta di acqua e andiamo a fare un po' di trattamenti. Le dosi, cari ragazzi, sono semplicissime, non ci possiamo sbagliare, sono 10 ml di prodotto in ogni litro di acqua. Se voi ci volete aggiungere il sapone molle potassico, allora dovete fare 5 ml di olio di neem e 7 ml di sapone molle potassico. Prima di versare l'olio di neem, shakerate un po' il vostro flacone per mescolare bene il prodotto all'interno. L'acqua per il trattamento vi suggerisco di farla in questo modo. Supponiamo che dovete fare 10 litri di trattamento, voi prendete solamente 5 litri di acqua, gli altri 5 litri per adesso teneteli da parte e prendete tutto l'olio di neem che vi serve per fare questo trattamento, che sono pari a 100 ml, perché sono 10 ml ogni litro di acqua. Questi 100 ml li aggiungiamo a questi 5 litri di acqua, giriamo ben bene e quando si è tutto mescolato perfettamente, si è emulsionato significa, aggiungiamo gli altri 5 litri di acqua mentre noi continuiamo sempre a girare. Una volta che abbiamo mescolato tutto per bene, aggiungiamo l'acqua alla nostra elettropompa. Siamo pronti per fare il trattamento. Io, siccome dovrò fare soltanto 5 litri, vorrà dire che ho preso 2 litri e mezzo di acqua, ci aggiungo con il mio misurino 50 ml di olio, guardate quanto è bello cremoso e bello scuro, sembra proprio oro, e lo vado ad aggiungere alla mia acqua mentre mescolo, in questo modo qua, vedete come si emulsiona immediatamente? Ecco qua, non si è impazzito per niente. A questo punto sciacquo anche per benino il mio tappino e aggiungo il resto dell'acqua. Ci siamo ragazzi, andiamo a fare il trattamento. Parlavamo di zucchine, qui siamo davanti alle nostre zucchine. Mi raccomando, trattamenti sia sopra la foglia che sotto la foglia. Vedrete l'oidio sparirà velocemente e gli afidi insieme a lui. È ottimo anche su tutte le altre cucurbitacee, meloni compresi, guardate qua che spettacolo. Sui pomodori ci aiuta, oltre che contro l'oidio, a prevenire tutte le altre patologie fungine, ma anche gli insetti come le psille, i tripidi, gli afidi, insomma è un prodotto davvero universale.
i trattamenti possono essere fatti in prevenzione oppure quando c'è la malattia o gli insetti sulle piante. In prevenzione significa che ancora non c'è malattia, insetti sui nostri ortaggi, si fa un trattamento ogni 10 o 15 giorni. Se invece sulla pianta è già presente la malattia o gli insetti, faccio subito il mio trattamento. Se l'attacco è grave, posso ripetere il trattamento subito dopo 5 giorni. Il tempo di carenza sono 3 giorni, è quel tempo che deve passare prima di raccogliere un frutto o un ortaggio una volta che noi abbiamo dato il trattamento. Io ragazzi vi saluto sempre così, mi raccomando, è sempre in gamba, prodotti biologici, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi! Yes, I can...